Sentite, perché non entrate un istante e bevete una cosa con noi? Gesù, non potevi prolungare la conversazione di là. Se quello mi fa vedere i francobolli un'altra volta... E loro che aspettano con ansia il loro anniversario e... La signora ha avuto un infarto, è morta. Lei non aveva mai accennato al fatto che soffriva di cuore. Forse quel tale l'ha uccisa. Magari ha una squinziarella sotto il materasso. No, lui no, la sua idea di evasione è leccare il di dietro ai francobolli. Le ho portato della mousse al cioccolato, visto quanto le è piaciuto l'ultimo dolce. Stavo cercando il caffè, lì mi è capitato di trovare un'urna. Ceneri di morto, ma ti sei lavata le mani? C'è solo che lui dice di averla fatta seppellire. È quello che si fa quando non si vuole l'autopsia. Come sarebbe ti sei infilata in casa sua? Ma sei pazza? Non essere così perbenista. Ma che ti ha preso ultimamente? Conservati un po' di pazzia per la menopausa. L'ha fatta franca con l'omicidio. La nostra chance è inchiodarlo se tenta di uccidere ancora. Oh, ma che assassinata? È stato un infarto. È morta di infarto, ragazzi. Io vado a dare un'altra occhiata in casa sua. No, io ti proibisco. Ti proibisco di andarci. Io ti proibisco. Finirà che non ti proibisco più niente. Perché non si va a casa a letto e chiamiamo la polizia? No, e polizia, burocrazia. No, questo caso è mio, caro. Lui ha usato il nome Tom. Si impone un riscontro. Un riscontro? Ma che ti catapulti alla morgue? Ho capito come l'ha uccisa. L'ha strozzata, legata al tappeto rotante. E poi ha portato il programma dell'attrezzo a livelli olimpici. No, non hai niente che non si possa curare con i tranquillanti e una mazza da polo. Mi sembri di un umore strano. No, forse sono un po' sbronzo. Di minerale? No, cosa dici? Ho mangiato un babà. Io non capisco perché non ti affascini di più questa cosa. Insomma, potrebbe abitare accanto a un assassino, Larry. Beh, si sa che New York è un crogiolo.